Amici del canale, ben ritrovati finalmente con un tutorial della stagione estiva, le piscine fuori terra. Stagione estiva, l'estate vi assicuro che arrivate in anticipo, anche se oggi il caldo e il sole si sono presi una piccola pausa. Comunque vi garantisco che è arrivata prima. Allora, vedete, piscina nuova. Questa è la Intex 26356NP. L'ottimo, serissimo, quanto concorrenziale Pulse Shop dall'Austria. Una bella offerta. Ed eccola qui che sostituisce la cara amata Geelong. Questa è la 5,5 m x 2,74 per 1,32 m, anzi 5,49 per l'esattezza, la 18 piedi. Allora, ho provveduto dopo il riempimento a mettere del bisolfato di sodio per portare il pH relativo all'acqua in vasca piuttosto basso, al 7,2, lo preferisco. L'Optimus è tra il 7,2 e il 7,6, ecco, un 7,4. Questa adesso è 7,2 e sto usando, vedete qui, del dicloro granulare al 56%. Clorazione d'urto, no, perché l'acqua è potabile, la piscina è nuova e quindi è pulita. Acqua potabile, vi ricordate il gioco di parole di un video di qual tutorial di qualche anno fa? Clorazione shock, è sciocco farla quando l'acqua è potabile e la vasca è pulita. È inutile, superfluo. Allora, io ho soltanto bisogno di raggiungere il plateau, lo steady states del 1,5 parti per milione, e lo raggiungo esattamente con il cloro granulare, che di cloro a rapida cessione, granulare ancora più rapida. Allora, ne va per il mantenimento da 1 ai 3 grammi per metro cubo. Qui siamo attorno a 18 metri cubi. Ho fatto circa 50 grammi. Ecco qui. Prendiamo un pochino d'acqua. Lo mescoliamo. È corroborante, ripulisce le viscere, altro che il bicarbonato, non fatelo, non sto scherzando. Allora, lo mescoliamo appena. Vedete, c'è il galleggiante in acqua, il dispenser, ma c'era un rimasuglio di pastiglia dell'anno scorso, quello è tricloro. Eccolo qui, è pronto. Facciamo altro che... E voilà, léger sans fait. Molto bene. E ora... Vedete, la pressione è piuttosto bassa perché sto usando 630 grammi di Aqualung della Grè, polisfere in poliestere. La lasciamo funzionare per le circa 6 ore che occorrono per effettuare due cicli nelle 24 ore. Questa è una 6.000 litri, con le sfere arriverà sui 6.500-6.700 litri per ora. E già stasera o domani avremo delle parti per milione relative al cloro sufficienti per mantenere salubre l'acqua della piscina e poter già fare il bagno. Zeus pluvio permettendo. Questo è quanto. Allora, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio gruppo Piscine Fuori Terra Tutorial e Consigli, il più grande gruppo Facebook sull'argomento Piscine Fuori Terra. Siamo alla soglia delle 37.000 iscrizioni. A me non importa essere grandi quanto a numero di iscritti, ma come qualità. Lì troverete solamente un ambiente sereno, privo di spam e di inserzioni commerciali, tanta gente che aiuta il prossimo e che non ha interessi economici nel farlo. Un aiuto reciproco, quella conoscenza orizzontalmente diffusa che ha fatto grande il nostro gruppo.
le interazioni si svolgono nella massima educazione, c'è una moderazione che funziona, che mantiene appunto il gruppo ben salubre e strutturato. Molto bene, signori, buoni bagni, buon tutto, un saluto da Piero la Terza Sprovieri. Ciao ciao.